C'è una corrente cinematografica non particolarmente conosciuta dalle masse, ma che per i cinefili più appassionati ha prodotto tutta una serie di film cult imprescindibili, come Il gabinetto del dottor Caligari o Nosferatu o Metropolis. È stata ed è tuttora un'enorme fonte di ispirazione per i più grandi registi. È la terra in cui affondano le radici il genere horror e noir. Un cinema fatto di contrasti esasperati e dominato dalla logica del sogno e dell'incubo. Stiamo parlando del cinema espressionista tedesco. Per meglio inquadrare la nascita e le caratteristiche di questo cinema, è indispensabile contestualizzarlo. Siamo nei primi decenni del Novecento, in una Germania devastata dalla sconfitta della Prima Guerra Mondiale e dalle sanzioni esorbitanti che le sono state imposte dalle potenze vincitrici. Tutte le classi sociali sono letteralmente in ginocchio, il paese è in preda al caos e allo smarrimento. Come analizzato ampiamente dal filosofo Siegfried Krakauer nel suo saggio Da Caligari a Hitler, una pietra miliare tra gli scritti cinematografici, il cinema espressionista non è altro che il riflesso del profondo stato di incertezza e di inquietudine che dilagava tra la popolazione. Da qui tutti quei personaggi sofferenti, estraniati, frustrati, che vagano in un mondo privo di fondamenta e verità. I temi principali sono quelli dell'incubo, dell'inconscio, del mistero. I personaggi spesso sono divisi tra il bene e il male, spesso devono lottare contro un loro doppio. Compaiono creature mostruose, spettri, vampiri, ombre demoniache e maligne, scolpendo un immaginario che farà la fortuna dei più grandi capolavori dell'orrore. Questo mondo tetro e allucinato trova la sua perfetta traduzione nella cifra stilistica dell'espressionismo, una corrente artistica nata in Europa nei primi anni del Novecento che raggiunse i suoi apici proprio in Germania. Fu un movimento nato in opposizione al realismo e all'impressionismo. Mentre questi ultimi miravano a riprodurre la realtà per come veniva percepita dallo sguardo esterno, qui invece la realtà viene quasi creata ex novo dallo sguardo interno dell'artista, che voleva esprimere l'interiorità, l'inconscio, le proprie emozioni. Le realtà espressioniste infatti sono spesso realtà esasperate, esagerate, distorte, nello sforzo estremo di rendere visibili e palesi i lati più reconditi dell'animo umano. Come si traduce tutto questo in ambito cinematografico, stilisticamente parlando? Tramite scenografie distorte, stilizzate, bidimensionali, fatte di linee decise, forme geometriche e angoli acuti che rimarcano lo stato di oppressione dei protagonisti. Tramite un fortissimo contrasto tra luci e ombre, un contrasto che sarà il padre dei bianchi e neri del genere noir, con un'illuminazione che spesso arriva di taglio nell'inquadratura, così da creare delle grandi ed inquietanti zone d'ombra. Tramite una recitazione scattosa e innaturale che richiama le geometrie di inquadrature e scenografie. Come disse uno dei maggiori scenografi dell'epoca, Herman Wahn, l'immagine cinematografica doveva diventare grafica. Fu una vera e propria rivoluzione visiva. Tutti i trucchi e le vecchie attrazioni del cinema vengono ora utilizzati per creare questi mondi inquietanti e allucinatori. Sovrimpressioni, apparizioni, sparizioni, specchi che sdoppiano le persone. In tutto ciò ebbe un ruolo fondamentale la scoperta dell'effetto Schöftan, che permetteva di creare dei luoghi immaginari a bassissimo costo. Disegnando un edificio in piccola scala su un cartonato, questo poteva essere proiettato e ingigantito tramite un gioco di specchi, creando così uno sfondo virtuale su cui si muovevano gli attori in carne e ossa, sostanzialmente l'antenato del green screen moderno. Il film simbolo del cinema espressionista, quello che racchiude tutte le caratteristiche fondamentali del movimento, è senza dubbio Il gabinetto del dottor Caligari di Robert Wiene del 1919. Un'opera imprescindibile, la cui originalità ebbe un enorme impatto sia sul pubblico, sia su tutti quei registi e quegli autori che da lì trassero spunto. Basti pensare che lasciti di questo film si trovano fino ai giorni nostri, da Edward Mani di Forbice di Tim Burton fino a Shutter Island di Scorsese.
È d'obbligo però notare che tutti i registi espressionisti hanno adottato delle scelte stilistiche e preso delle direzioni che permettono di distinguerli molto bene l'uno dall'altro. Friedrich Wilhelm Murnau, a cui dobbiamo opere come Nosferatu il vampiro, un altro dei massimi capolavori dell'espressionismo, ha sperimentato dei movimenti di cinepresa totalmente innovativi, che per la prima volta instaurano un vero e proprio rapporto con gli attori, perseguitandoli oppure allontanandosi nei momenti di paura. Paolini ha realizzato in patria Il gabinetto delle figure di cera del 1924, un altro film chiave dell'epoca, per poi diventare uno dei più grandi esportatori dello stile espressionista all'estero, quando emigrò negli Stati Uniti, dove realizzò opere come L'uomo che ride, il film che ha ispirato niente po' di meno che la figura di Joker. Fritz Lang non solo è uno dei padri dell'espressionismo, ma forse anche il più grande maestro di tutto il cinema tedesco. Prima di arrivare a realizzare quello che sarà considerato un film culto da ogni generazione, Metropolis, realizza altri meravigliosi film marcatamente espressionisti, come i primi Il Destino o Il Dottor Mabuse, che già dimostrano tutto il talento e il genio del loro autore e che contengono molte delle caratteristiche che distingueranno tutte le sue opere successive, come un'attenzione quasi maniacale alla composizione dell'inquadratura. Un ramo che appartiene sempre alla corrente espressionista ma che ne denota una sfumatura diversa è quello che viene chiamato la nuova oggettività, che volge di nuovo lo sguardo al realismo, pur mantenendo quella forte componente emotiva che continua ad intensificare ed accentuare all'estremo alcuni dettagli. Di stampo teatrale è la nuova oggettività di Georg Wilhelm Pabst, che con la sua opera ha realizzato uno dei ritratti di donna più affascinanti della storia del cinema, quello di Lulu, che ritroviamo nei film Lulu, il vaso di Pandora e Diario di una donna perduta, un ritratto reso immortale e iconico dalla meravigliosa interpretazione di Louise Brooks. Come abbiamo accennato prima, citando l'opera di Krakauer, il cinema espressionista tedesco esprimeva quel profondo stato di incertezza, angoscia e inquietudine che dominava la Germania di quegli anni, tutti sentimenti che portarono ad una grave regressione culturale che sfociò nel misticismo e nel culto di forze soprannaturali, una regressione che fu terreno fertile per l'ascesa del nazismo. I personaggi sullo schermo andavano tutti incontro ad un destino crudele, così come crudele era il destino a cui stava andando incontro il paese. Al cinema espressionista dobbiamo un lascito trasversale e fondamentale in tutta la storia del cinema che ne è seguita, tra cui una conclusione molto importante, ovvero che un cinema fatto prevalentemente di mostri e di orrori, dove realtà e allucinazione si confondono, è sempre sintomo di un'epoca e di un periodo dominato dall'incertezza e dallo smarrimento.